Ragazze, buongiorno. Allora, oggi un vloggettino così. Guardate che bella, queste rose. Allora, ragazze, vi dicevo, oggi un vloggettino così, così tanto per stare un po' insieme. Vi faccio vedere come mi sto organizzando in questi giorni, appunto, che precede la Pasqua. Allora, io intanto con le pulizie ho cominciato già 2 giorni fa, ho cominciato a pulirmi le camere da letto, questa anche se non è utilizzata, però naturalmente ho spolverato, ho lavato i pavimenti, qua c'è un terrazzino, l'ho spazzato tutto, intanto è spazzato, poi dovrò darci magari una passata ai pavimenti e quindi... anche in camera di mia figlia, ho spolverato comodino, lei ha miliardi di cose, ho pulito i pavimenti, vorrei riuscire a fare i vetri, anche se dicono che ci sarà cattivo tempo, pioverà, e di solito è un classico quando si puliscono i vetri, poi piove, quindi comunque poi mi sono lavata il runner, questo è il runner che tengo in cucina di Blanc Marie Claux, questo lo tengo qui in questa specie di soggiorno. Come vedete ho da stirare sempre, mi sono lavata anche questo qua che io utilizzo quando lavo i pavimenti e do la cera, poi appunto passo questo con il suo bastone naturalmente e mi lucido un pochino i pavimenti. Allora, naturalmente ancora devo fare i tappeti, questa è una cosa, poi mi sono lavata i tappeti dei bagni, tutti dei due bagni, quindi devo passare l'aspirapolvere. E ora passo in cucina, lavo le solite cose, le tazze della prima colazione. Oggi ho intenzione di farmi a pranzo. Vi ho fatto vedere questi prodotti dei Fratelli Contorno che ho ricevuto in omaggio. Oggi mi vorrei fare questa zuppa di lenticchie. Ok, quindi la scaldo. Questa sarebbe ideale anche, vedete? In forno e anche in pentola. Oggi, diciamo, l'ideale sarebbe metterci pure due crostini, solo che non ne ho. Vediamo, magari faccio tostare un po' di pancarré e lo metto appunto nella zuppa. Poi vi faccio vedere il mio piccolo terrazzino in cucina. Guardate che sono belli sti gerani. Qua c'è l'ombrellone, ombrellino, quello di Ikea che vi ho fatto vedere l'altra volta. Mio marito l'ha montato finalmente. E quindi oggi l'organizzazione, ieri mi sono pulita questi mobilucci, tutti, ho lavato tutto quello che c'è sopra, quindi oggi l'organizzazione prevede pulizia dei tappeti, quindi aspirapolvere e poi vorrei pulire appunto il salone, spolverarlo, pulire i pavimenti, i tappeti ve l'ho detto. Qua ci sono, ragazze, queste rose, io davvero non so più, non mi ricordo quando le ho comprate, perché finisce che poi non mi ricordo neanche più quando le ho comprate. E questi invece sono i tulipani che ho comprato, mi pare, una settimana fa. Qua c'è il mio balcone, come vedete, il balcone comincia a essere un pochino più sistemato, con le piante più curate. Queste sono piante che ho comprato da poco. La surfinia, poi c'è questa che è l'Isianthus, questa mi sta fiorendo che è dello scorso anno. I ficus, insomma, ho tolto un sacco di foglie secche e un lavoraccio, vi devo dire un lavoraccio. Come vedete anche le ortensie si stanno svegliando, guardate questa quanto è fatta. Ora questa tra poco farà i fiorellini piccoli piccoli e poi appunto i fiorellini si coloreranno e verranno fuori quei bei fiori che conoscete delle ortensie. Quindi tra qualche settimana mi organizzo fuori, metto la zanzariera, metterò le sedie a sdraio, le apro e quindi oggi l'organizzazione prevede la pulizia del salone e naturalmente a parte i bagni, a parte le cose quotidiane.
E domani invece mi vorrei dedicare completamente alla cucina, nel senso a cucinare, perché domani devo fare il condimento per le lasagne. Anzi, vi faccio la ricetta, poi ve la filmo. Vi faccio la ricetta appunto delle lasagne e ve la posto. E niente, quindi domani mi vorrei dedicare a fare la ricetta. Domani come pulizie mi farò il corridoio e vedrò di spolverare questa libreria, che di solito è un bel lavoro. E quindi l'organizzazione è questa. Niente, ragazze, che dirvi? Niente, vi ripeto che appunto vi devo fare tanti video, perché ho un video che riguarda appunto un po' di vestiti, un haul vestiti che ho comprato, e quindi ve lo devo fare vedere. E poi devo fare pure un haul che riguarda i trucchi, perché ho comprato dei trucchi. E poi vi faccio un haul di gatti. Vita mia, questa è Bianca. Voi la conoscete, questa è la mia bimba. Questa è la mia bimba che ha 15 anni. Oggi è venerdì, stamattina mi sono cambiata le lenzuola qui nel mio lettone, però ho lasciato lo stesso copriletto. Domani me lo cambio, mi metto il copriletto, quello bello di Maison du Monde, quello bianco, tutto pizzi e merletti. Poi non lo so, può darsi pure che vi faccio un piccolo home tour pasquale, con l'apparecchiatura. Ok, ragazze. Allora, ci si vede presto. Allora, ragazze, mi sono preparata l'acqua, il mocio per fare il pavimento in cucina. Però, oltre ad aggiungere il fabuloso, questo che è buonissimo, fa moltissimo odore, di tanto in tanto, e oggi è uno di quei giorni, con lo sgrassatore, però devo stare attenta perché si può scivolare, butto appunto un pochino di sgrassatore sul pavimento e poi vado con questo spazzolone e strofino i pavimenti per sbiancare un po' sia il pavimento che le fughe, che purtroppo sapete che si anneriscono sempre. Naturalmente non è una cosa che faccio tutti i giorni. Ok, allora ho fatto la cucina. Sì, devo dire che il pavimento si è sbiancato un poco. Allora, adesso mi sono preparata il secchio con l'acqua pulita, ho tolto un po' di sedie, una l'ho alzata per pulirmi i pavimenti del salone. Poi ho liberato il tavolino, devo togliere solo questo vaso con i tulipani e mi spolvero. E per fortuna l'argento l'ho lucidato da poco. E ora otturatevi le orecchie, tappatevi le orecchie, perché devo passare l'aspirapolvere. Devo dire che questo tappeto si sta, diciamo, mantenendo pulito. L'ho messo a dicembre, qualche giorno prima di Natale, dopo averlo portato in tintoria e fatto lavare e pagato 45 euro. E quindi praticamente sto molto attenta che non ci mettano i piedi sia mio marito, i miei figli. E quindi si sta mantenendo bianco.
era ingarbugliato un pochino il filo dell'aspirapolvere. Secondo me il sacco si deve sostituire, perché vedo che non mi tira bene. Qua comunque è tutto pelo delle gatte, soprattutto di Bianca. Non è chissà che, è il pelo delle mie gatte. Ok, e questa è stata fatta pure. Allora, ora passo lo straccio qui nel salone, spolverò il tavolino. Poi più tardi io dovrò fare il colore a mia figlia. Io faccio, sia io che mia figlia, facciamo il colore quello della Dixon. È un tubetto, poi si unisce l'ossigeno. E glielo farò. Vi interessa vedere come faccio il colore io in casa? Se vi interessa, io lo faccio solamente se mia figlia permette. Vabbè che la farò mettere di spalle, perché sapete come sono i ragazzi e le ragazze. Magari mi dirà: mamma, ma sei pazza? Vediamo che succede. Se mia figlia mi permette di filmarla mentre appunto le faccio il colore, vi faccio vedere come faccio io il colore a casa con la ciotolina, col pennello, va bene? Ragazze, ho cambiato quei tulipani che non ne volevano più, ho fatto un cambio e ho messo queste roselline che avevo nella sala da pranzo di dentro, e quindi ho spolverato il tavolino, ho pulito i pavimenti, adesso rimettiamo questa argenteria al suo posto. Nel frattempo che io ho pulito qua, mi stavo guardando cortesie per gli ospiti. Allora, quindi là, vi ripeto, ho fatto i tappeti, ho pulito i pavimenti, ho finito ora. E ora devo fare questo tavolo, lo devo spolverare. Però per fare questo tavolo non utilizzo questo, ma utilizzo un prodotto che è proprio per il legno. Tappeti belli puliti. Mio marito mi ha portato qua, siamo in cucina, guardate che bello questo piccolo angolo con l'ombrellone aperto, c'è il sole, i miei gerani in rosa, guardate che carino. Io impazzisco per gli spazi aperti, mi fanno impazzire, quindi anche se io ho questi piccoli piccoli cerco di azzizzarli come meglio posso. Allora, vi dicevo che mio marito mi ha portato le lasagne, quindi io farò queste. E niente, ancora devo... Allora, i bagni sono... li ho fatti belli puliti, stamattina ho dato una passata qua in queste mattonelle, ora metto gli asciugamani puliti, stessa cosa qua, pulito, tutto bello fresco, devo mettere gli asciugamani, devo posare le piastre al loro posto, guardate che bella luce che c'è. E quindi qua adesso mi rimane di pomeriggio quest'asse da sistemare. Per fortuna non è tutto da stirare qua, non è tutto da stirare, ma
un po' meno. Molte cose le devo solamente piegare e posare. Ok, ragazzi, allora io lo chiudo qua il vlog. E domani invece vi faccio il vlog della ricetta appunto delle lasagne, vi faccio vedere come faccio il condimento, come faccio la besciamella e poi magari vi faccio vedere anche la mise en place del giorno di Pasqua, se ci riesco la faccio domani l'apparecchiatura, così appunto poi domenica mattina avrò meno cose da fare. Ok, ragazze, io vi bacio, vi abbraccio. Oggi è venerdì, questo video lo vedrete domani, penso di caricarlo domani che è sabato. Intanto oggi che è venerdì ho caricato ben due video su YouTube. Ho messo un video che riguarda un Get Ready With Me con dei colori tenue, ho fatto un trucco da tutti i giorni e poi ho caricato un altro video. Appunto, per chi non lo sapesse, di alcuni prodotti della ditta dei Fratelli Contorno, che è una ditta palermitana, appunto, che mi ha mandato delle bontà. E questo è un video, appunto, in cui vi faccio vedere questi prodotti. Diciamo che è stata una piccola collaborazione e appunto vi mostro i prodotti uno per uno. Ok, ragazze, e allora vi bacio con questi fiori.